Ma sai frenare? Aiuto! Finalmente ci sono dei tulipani e penso che non c'è niente più bello di avere un vaso con dei tulipani in casa. L'avevo già detto tante volte quanto adoro io i tulipani. Per me il tulipano è il fiore più bello in assoluto. Nessun fiore riesce a svegliare in me una energia talmente positiva. E quando io li guardo, no, ecco, li sento proprio così, senza fiato, no? Sento una emozione forte che mi lascia, e poi io li adoro, semplicemente durante il giorno io mi avvicino al vaso e li guardo, quasi quasi sento un feeling speciale tra me e loro, no? Che magari può sembrare strano, però mi ha incuriosito molto questo, il loro potere su di me. E ho fatto anche, sono andata ad approfondire, ho fatto una ricerca di questi tulipani e soprattutto la ricerca sulle persone che amano i tulipani. E quando leggevo rimanevo veramente a bocca aperta di come mi hanno definito bene, di come mi sono ritrovata bene in questa categoria di persone che amano molto i tulipani. Cioè semplicemente erano ogni parola e dicevo ma io sono così, per cui vedete non c'è niente a caso, c'è sempre... tra noi uomini e la natura c'è sempre un forte legame e un forte significato. Thank you.
Oggi voglio sistemare un po' la cantina, ho tante scatole qua in cantina, ma soprattutto con i prodotti che mi arrivano, ci sono dei ottimi prodotti, ad esempio anche quelli che sono magari con una garanzia anche di 10 anni, per cui ci tengo di conservarli, magari ecco, Alberto e Giulia sono ancora piccoli, per cui non so se per loro può andare bene dopo tutti questi anni, però i figli più grandi sicuramente sarà un grande aiuto, no? Di iniziare la vita magari. Non so, un robot, un'aria condizionata, o sono comunque quelle cose che costano tanto. E oggi, soprattutto no, la gioventù di oggi, comunque ci tiene molto di avere la tecnologia in casa, per cui ecco, almeno il mio contributo provo comunque ecco, di lasciare tutto, di conservare, ecco. Poi anche qua c'è da dire, no, che magari noi mamme ci vogliamo sempre proteggere, stare vicino ai nostri figli. Io qua tengo le scatole, invece lui mi dice che voglio preparare le carte per andare a New York, per cui figuriamoci, no? Vabbè, guardate, in questa scatola io tengo i barattoli vuoti. Sono rimasti comunque già molto di meno, magari per qualcuno può sembrare tanti, però ecco, io sono contraria di comprare la salsa dal supermercato o sotto aceti, o ecco, preferisco di farli io in casa, soprattutto oltre che siano molto più sani, ma soprattutto il gusto cambia e poi anche un piacere perché io comunque quando conservo uso i ortaggi del mio orto. Ho messo tutto sopra, adesso direi che è molto meglio. Allora, adesso vi spiego cosa ho. Qua mi sono rimasti il succo di lamponi, poi qua c'ho dei pomodori pelati, anche la salsa di pomodoro, però comunque i pomodori ce li ho anche sotto scala più vicino alla porta. Qua ci sono i peperoni sotto aceto, qua ho pomodorini essiccati sotto olio. Invece su questi barattolini piccoli ho dei concentrati con pomodoro, con peperoni, sedano se non sbaglio, ho aggiunto questo per assaporire i piatti, tipo per mettere nelle zuppe o quando faccio qualche salsa. Qua ho tutto melanzane sott'olio, di qua c'è tutto marmellata, lamponi, ecco la mela cotogna mi è finita. L'arancio devo fare un po' di marmellata di arancio e di melacotogna che è già finita. E lì un po' di sciroppati, un po' di roba. Per cui ecco, adesso è molto più pulito, così è molto più ordinato. Ho anche alcuni barattoli con le amarene. Qua ci sono delle amarene molto buone, perché al supermercato c'è, cioè, insomma, ti prendi, no? 10 amarene costa sui 5 euro, 6 euro se non sbaglio, anche di più. Così quando io vengo a prendere le mie conserve, qua ho anche il congelatore, così mi apro e mi prendo anche quello che mi serve dalla cantina e porto in casa. Per cui è molto comodo, no? I congelatori qua, le conserve qua. Gli altri, come dicevo, li tengo qua sotto scala per non andare a fare tutto il corridoio per andare in fondo in cantina. Perché mi piace tenere anche qua qualcosa, così quando devo cucinare, ecco, prendo. Ma più che altro un po' di pomodori. Qua ho un altro po' di bulbi di tulipani.
li devo impiantare anche questi, mi sono rimasti, io semplicemente mi sono dimenticata da loro, li avevo messi qua e me ne sono accorta adesso. Vabbè, adesso scendo, vado a pulire tutto e poi prepariamo qualcosa per questo fine settimana, così mettiamo anche un po' di ricette oggi. Vi ricordo brevemente della spiralava pavimenti genre che l'avevo presentato qualche settimana fa. Lui adesso c'è un buono sconto e oggi vi lascio un ulteriore sconto di 5% accumulabile, sconto che già c'è presente sulla pagina di Amazon. Questa spiralava pavimenti è umido e secco, ha di ottime recensioni su Amazon, potete leggervele anche voi, che è giusto per darvi una risposta se è ciò che cercate. Vi lascio il link del prodotto nella descrizione del video e anche il codice sconto. Iniziamo prima a preparare una torta che così sta un po' in frigo e si ammorbidisce. Ho messo una teglia con pan di Spagna per fare la base per la torta. Qua invece ho messo la spremuta di arancio con un po' di agar agar. Facciamo una gelatina. Invece qua ho messo un po' di panna con qualche goccia di cioccolato giusto per spalmare la nostra base. La crema è semplicissima, non avevo voglia di fare crema pasticcera, per cui ho aggiunto soltanto mascarpone, ho aggiunto anche la panna fresca. Aggiungiamo un po' di essenza di vaniglia, un po' di zucchero a piacere, amalgamiamo tutto. Io per la comodità lo metto in sac à poche. Adesso la base per la torta si è già raffreddata, la tolgo la carta che l'abbiamo messa al forno e la taglio a strisce. Io purtroppo non so, presa anche con la telecamera e mi sono confusa. Dovevo tagliare da lungo, no, la base per la torta, invece io quando l'ho tagliata così più corta. Vabbè, mi è uscita un po' più cicciottella, ecco, la torta. Ho voluto che mi usciva bella morbida, che si scioglie in bocca, per cui l'ho inciroppata con un po' di sciroppo e anche ho messo un po' di arancia. La gelatina con l'arancio che l'abbiamo fatta con una frusta l'ho semplicemente sbattuta un po', giusto che mi esce più, ecco, che riesco a distenderla meglio. Un po' di crema l'ho messa separata con un po' di cacao, ecco, giusto per dare così un colore bello alla nostra torta. Ho messo in forno la base per gli antipasti, i bambini mi hanno chiesto di nuovo quelli con il pesce. Qua ho fatto un po' di insalata russa, a me dispiace, però l'insalata russa che
si fa qua per me è immangiabile perché l'insalata russa è tutt'altro non quello che siamo abituati di mangiarla qua, perché preferisco farla in casa. Per gli antipasti ho aggiunto, se ti sei persa il video con gli antipasti di Natale, ho aggiunto avocado, un po' di mango, ho aggiunto un po' di menta, un po' di tartare di pesce salmone. Amalgamiamo bene e riempiamo questi cestini che i bambini mi hanno chiesto di nuovo fare questi antipasti. Piace a tutta la famiglia, per cui veramente ci serve niente per farli, per essere realizzati. Così che a un fine settimana con loro io ho preparato anche un po' di pesce perché avevo comunque fettini di carne. No, io non amo la carne, preferisco il pesce. Un po' di branzino, ho messo a frullare un po' di pane e con prezzemolo e leggermente, leggermente un po' di scorza di limone e aglio in polvere. Aggiungo sopra un altro po' di olio e mettiamo in forno. Ho fatto anche le patate al forno, ho aggiunto sempre, ho spalmato sopra per fare questa crosticina così buona, un po' di mollica di pane frullata, solo che ho messo non prezzemolo ma un po' di rosmarino. La torta molto morbida, si scioglie in bocca, quando si mangia si sente leggermente l'arancio, no? Che pizzica, la crema molto morbida. Grazie che siete rimasti con me fino alla fine. Buon fine settimana anche a voi. Un bacione a tutti e a presto. Ciao ciao! A shelter, a whole act.